Fisco, Marcegaglia, abbassare tasse su lavoro e imprese. Mentre il ministro Sacconi, insieme al segretario della UIL Angeletti, dice di essere ottimista sulla possibilità di realizzare la riforma fiscale, Confindustria è pronta ad accettare una riforma fiscale a invarianza di pressione, purché si abbassino le tasse sui lavoratori dipendenti e sulle imprese. Lo ha sottolineato oggi il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, a margine dell'assemblea di Confartigianato. Noi accetteremo che ci possa essere una riforma fiscale, ha detto Marcegaglia, anche ad invarianza di pressione generale, che però abbassi veramente le tasse su chi tiene in piedi il paese, cioè i lavoratori dipendenti e le imprese. Il numero uno di Viale Astronomia ha quindi evidenziato la necessità che ci sia certezza sul diritto e non si cambiano continuamente le leggi fiscali. Ma sul fisco la posizione della CGIL è chiara. Secondo il segretario generale Susanna Camusso, le risorse della riforma devono essere cercate nelle rendite, nelle speculazioni finanziarie, nei grandi patrimoni. Nello stesso tempo è necessario semplificare il lavoro, limitare gli stage, che sono precarietà mascherata. Il ministro cerca risorse? Si chiede il segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Le può trovare nelle rendite finanziarie, nelle transazioni speculative e nei grandi patrimoni, non certo deprimendo i consumi. Questa non è la riforma fiscale di cui il paese ha bisogno, aggiunge Camusso, parlando di uno specchietto per le allodole per non discutere i contenuti della manovra. A Tremonti la Camusso contesta di non avere il coraggio di dichiarare quale profilo politico avrà la sua riforma e spiega che non c'è crescita del paese se non si abbattono le diseguaglianze e non si redistribuisce il reddito. In ogni caso sarebbe un errore colpire i consumi. E intanto sui contratti Marcegaglia sostiene che senza l'accordo con i sindacati la Confindustria ragionerà sull'ipotesi della legge. Confindustria intende trovare un accordo con i sindacati sui contratti, ma se non si dovesse raggiungere un'intesa è pronta a ragionare anche su una legge. Lo ha sottolineato oggi il leader degli industriali Emma Marcegaglia, arrivando all'assemblea annuale di Confartigianato. Ci incontreremo nei prossimi giorni con i sindacati, ha spiegato. L'idea per noi è abbastanza chiara, vorremmo completare l'accordo del 2009 e rendere esigibili i contratti aziendali. Cercheremo di farlo, ha proseguito Marcegaglia, con un accordo tra sindacati e Confindustria. Se poi non ci riusciremo, ragioneremo anche su una legge, ma ha concluso, il nostro obiettivo è lavorare su un accordo con i sindacati. Nucleare. La Coldiretti dà ai campi energia per sostituire tre centrali. Dalle campagne italiane è possibile ottenere nei prossimi 10 anni energia rinnovabile in grado di sostituire tre centrali nucleari, con il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e senza causare danni al territorio. È quanto è emerso oggi nel corso dell'incontro promosso dalla Coldiretti a Venezia per una filiera agricola italiana e rinnovabile sul futuro energetico dell'Italia dopo i risultati del referendum che ha respinto la costruzione di centrali nucleari in Italia. In questo nuovo scenario, ha sottolineato la Coldiretti, l'agricoltura gioca un ruolo decisivo perché si propone di contribuire al bilancio energetico nazionale con una produzione di energia verde effettivamente sostenibile per l'ambiente e integrata con il territorio, privilegiando l'efficienza energetica anche grazie alla possibilità tipica degli impianti agricoli di piccole dimensioni di impiegare l'energia termica prodotta, evitando gli sprechi e valorizzando i residui delle attività agricole, forestali e zootecniche. Secondo lo studio presentato da Coldiretti, la produzione energetica potenziale complessiva dell'agricoltura al 2020 potrà raggiungere infatti 15,80 MTP, milioni di tonnellate equivalenti petrolio. Si tratta, ha spiegato la Coldiretti, della somma di 4,3 MTP prodotti attualmente dal settore con 11,50 che potenzialmente potrebbero aggiungersi nei prossimi 10 anni.